abbiamo disputato 11 gare con quella macchina e ne abbiamo vinte 10, quindi è assolutamente un gran feeling. La macchina è una vettura 1.6 turbo, due ruote motrici della categoria R3, con un cambio sequenziale elettroattuato al volante e delle sospensioni che derivano dalla tecnologia della Warelli Car. Quindi queste sono le tre caratteristiche principali che fanno la macchina, diciamo così, credo la più competitiva della categoria. Senti un'altra cosa, volevi chiedere qualcosa tu, Angelo? Aspetta, vai. No, volevo salutare Simone. Ciao Simone. Ciao Angelo, ciao. Sempre un piacere sentirti. Grazie. Cioè, fra l'altro, poi l'anno scorso, Simone, io devo fare, l'ho detto sempre, l'ho continuato a dire anche nel proseguo delle mie trasmissioni, anche dopo la targa, la Procar ci ha ospitato l'anno scorso perché eravamo senza un goccio d'acqua, morti di fame, siamo arrivati nel vostro vale e guarda, ci hanno rifocillato. Beh, comunque... in Procar li conosciamo, sono delle persone squisite e conosco personalmente i proprietari, e Daniele Pelliccioni, che sarà la persona che ti ha accolto nella loro tenda, dico, sono delle persone veramente eccezionali. Senti, bene, allora magari anche per quest'anno facciamo che noi portiamo il bere, voi in Sicilia, visto che avete una buona cucina, mettete il mangiare, dai. Senti, faremo siccome tra i nostri collaboratori abbiamo anche delle ottime pasticcerie, abbiamo detto che faremo il puntatone, lo faremo da Termini Merese, dove c'è il parco assistenza, e faremo arrivare dei vassoi proprio di dolci particolari siciliani. Io ne ho promessi già qualcuno a Gian Domenico, a Basso, ad altri che verranno a trovarci, quindi tu sei tra questi, così ricambiamo il favore dell'anno scorso. Benissimo, però lo mangio a fine tappa perché altrimenti ma ci sono, cavolo, ci sono anche le ci sono anche le versioni Minion, non ti preoccupare Simone. No, va bene, senti, tu arriverai qua in Sicilia che dovrai vedertela con un pilota di casa, Andrea Nucita. Sì, assolutamente. Diciamo che Andrea è un pilota fortissimo e l'anno scorso ha dimostrato di essere un grande talento. Abbiamo fatto delle bellissime battaglie insieme. Sì. Diciamo che l'anno scorso è stato un po' il mio anno e comunque io volevo solo ed esclusivamente vincere, ci siamo riusciti. Però comunque lui sta dimostrando di essere molto molto competitivo anche sulla C2, anche sulla... Intanto sì, c'è la tua foto che sta girando sul nostro link. Abbiamo messo... grazie. Diciamo che quest'anno è una lotta impari perché comunque lui ha una vettura più piccola, un R2, però prende punteggio doppio proprio per cercare di bilanciare questa cosa della vettura sua, che è meno competitiva della mia. Sì. Il punteggio invece ne prende doppio, quindi assolutamente sotto questo aspetto qui va assolutamente meglio lui, tant'è vero che io comunque ho fatto 3 risultati pieni in questa stagione e sono riuscito ad andare in testa solo ed esclusivamente grazie alla sua uscita di strada al Mille Miglia, altrimenti io forse non sarei, se lui avesse fatto un risultato nella sua media, quindi o primo, secondo, terzo, comunque non sarei... Ricordiamo che tu adesso sei a 125 punti, Andrea a 109, quindi pochi sono i punti che vi separano, considerando anche questo fatto che lui raddoppia i punti. Magari Andrea lo sentiremo in questi giorni. Angelo, avevi qualcosa da dire, da chiedere a Simone? Quando arriverai, Simone, qui in Sicilia? Allora, arriverò lunedì, arriverò a Palermo, Punta Rising, in aeroporto, e poi sarò tutta la settimana in Sicilia. E ecco, martedì inizieremo le ricognizioni del percorso, martedì e mercoledì. Quindi... ho guardato il programma, ci sono... se non vado errato, 2 prove speciali completamente nuove rispetto all'anno scorso. E la targa, che è la mitica prova che insomma è rimasta nel cuore, l'anno scorso mi ha fatto degli ottimi tempi, rimane la stessa, e poi ce n'è una tirata al contrario che dovrebbe essere la Lascari. La Cefalù. Che è l'inversione è al contrario, si percorre al contrario rispetto all'anno scorso. Ecco, diciamo che
devo rifare le note all'85%, quindi comunque con due passaggi non sarà facile, però insomma ho già un'idea della morfologia delle strade, quindi sì. La gara poi mi piace, mi stimola molto. Intanto ci ha raggiunto in studio anche Beppe Livecchi, che conoscerai bene. Sì, ora, esattamente. Ciao Beppe. Aspetta che te lo faccio salutare al volo, ti faccio fare un saluto al volo. Aspetta, giusto, perché Beppe ormai ha una certa età, hai capito? Quindi ha fatto le scale, che poi è una rampa soltanto, Simone, però è arrivato affaticato perché ieri ha avuto tutto il weekend, no Beppe? Un weekend intensissimo, lui è stato a Piancavallo al rally questo. Rally storico. Allo storico a Piancavallo, poi è tornato al volo e è dovuto andare ad un. Guarda, lui c'ha una vita. Io credo che solo Berlusconi ha più impegni di Beppe Livecchi. Beh, è un grande, perché comunque vuol dire che insomma, la passione è davanti a tutto. Allora, te lo saluta, vai, te lo passo, anzi, così vi salutate. Ciao Simone. Sì. Ciao Beppe, ciao. Come stai? Bene, assolutamente, pronto. E allora pronto, sarai dei nostri? Sì, sarai dei nostri, certo, giusto? Sì, non vedo l'ora. Allora, a parte che ti dico, con la targa un po' conto sospeso, perché l'anno scorso è l'unica gara che non siamo riusciti a vincere. E quindi diciamo così che ce l'ho un po' nel mirino, se ci riusciamo, hai capito? O comunque l'obiettivo è quello. Lo sai che avrai di fronte Andrea e soprattutto anche un po' il pubblico che farà un po' tifo, ma è normale, dico Simone. Quindi devi mettercela tutta, noi siamo per lo sport, no? Noi ricordiamo l'anno scorso hai fatto una bella targa, anche se non sei riuscito a vincere, però è stata bella, no? hai lottato fino. No, assolutamente, infatti se ti dico, il pubblico siciliano, io lo ricordo con gran piacere anche dal Conca d'Oro 2006, è un pubblico molto caloroso, anche tanti fans siciliani che abitano in Emilia Romagna che ti fanno il tipo per me. Diciamo così che è chiaro che è anche giusto che ci sia un po' di rivalità, certo, perché certo. Comunque questo crea interesse. Però poi è chiaro, deve rimanere nella sportività. Bravo, diciamo che dopo il mio campionato ho avuto qualche ultra che aveva fatto accenni a giochi politici della mia vittoria. Io più di questo non posso fare, quindi insomma noi diciamo sempre riusciti. L'importante è che sia sano come tifo, un tifo sano, esatto. Poi è giusto che ognuno tifa chi vuole, certo. E tutti i piloti devono cercare. Allora intanto bisogna dire una cosa, io devo intervenire per forza di cose, perché io penso che una cosa sia il tifo, un'altra il fanatismo, no? Esatto, e penso che qualunque tipo di stupidaggine tirata fuori per giustificare una sconfitta debba essere condannata, anche perché io penso che quando si sale in macchina si sale per vincere. Sappiamo benissimo che le quattro ruote sono sempre con delle incognite, e può anche capitare. Io non parlo di quello che è successo lo scorso anno, io mi ricordo così, vado un po' a memoria, mi ricordo il 1991, 1992, qualcosa del genere. Ci fu un pilota che si chiamava Didier Auriol, che con la Lancia ufficiale vinse 6 gare mondiali, fu quello che vinse più gare mondiali quell'anno, ma ahi noi non portò a casa il campionato mondiale piloti, mentre invece la Lancia riuscì a portare a casa sia il campionato mondiale vittori, cioè sia il campionato mondiale piloti, mi pare che quello costruttori. Come vedete, non sempre chi vince di più ha ragione, quindi puoi stare magari in testa fino all'ultima di campionato e poi trovi la sorte che ti fa lo sgambetto e che ti fa andare indietro. Io penso che i giovani della nostra terra siano giovani. Sì, ma tu fai riferimento a quest'anno o l'anno scorso? Io faccio riferimento al 2011, quando qualcuno ha detto che lo junior aspettava qualcuno piuttosto che un altro, insomma io non... Ah, ok. Perché dalle tue parole pensavo che invece era un po' l'incontrato, cioè io ho vinto 5 gare su 6, più di così non... cioè sì, ne potevo vincere 6 insomma, però più di quello non potevo fare. No, me ne è mancata una, insomma, possiamo appellarci a quella. No, io penso che i meriti sul campo siano poi quelli giusti, anche perché secondo me tu avevi un po' di esperienza in più rispetto al tuo avversario. Hai fatto valere un po' di esperienza in più, certo. Magari a noi siciliani dispiace un po' il fatto che
non abbia vinto questo un siciliano, ma io credo questo che ve lo concedo, dai, questo ve lo concedo. Io credo che da giornalista, anzi da giornalaio, quale mi definisco, sì, mi debba sforzare di essere una persona imparziale. Comunque ti dico, Andrea, comunque è molto forte. Poi chiaro, io ho un'esperienza diversa, ho già vinto tanti campionati, lui ha qualche anno in meno di me, ma comunque ha un grandissimo talento, quindi si farà. Mette questa dedizione come si sta mettendo, è solo questione di tempo, ma vincerà alla grande, allora, e presto anche lui, ecco. Roberto, io un brevissimo inciso, mi ricordo un esordio di un certo Simone Campedelli con un Ibiza Turbo Diesel. Correggimi se sbaglio, sì. Giusto Simone? No, non Turbo Diesel, non era Turbo Diesel, era una Ibiza Gruppo A. Sì, ma comunque sì, due ruote motrici Gruppo A, esattamente, sì. E io mi ricordo un esordio su terra, se non vado errato, giusto? Sì, 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 tutto terra toscana. E mi ricordo che arrivasti terzo di classe, correggimi anche in questo caso se sbaglio. Sì, e allora guarda, tutto terra, purtroppo ero secondo, mi sono ritirato l'ultima prova, la gara dopo, che quella che ti ricordi tu era il Liburna, uh-huh, e lì sono arrivato terzo, sì, di classe. E io mi ricordo che ti mandai un messaggio, no? E dissi, speriamo, nel messaggio ricordo così, così vado un po' a memoria, ti dissi, buon sangue non mente, non mollare mai. Credo che se dopo tutto questo tempo tu non hai mollato, la tua famiglia non ha mollato, perché sappiamo che hai dietro una famiglia che ti ha sempre spinto, sì, e che sì, è stato sempre tuo sostegno. Se tu non hai mollato e sei arrivato adesso ad essere un pilota che ha una casacca ufficiale, quando di casacche ufficiali ce n'è davvero poche, vuol dire che sì, i meriti li hai espressi sul campo. Tra l'altro sei stato uno dei pochi giovani italiani in controtendenza, mentre tutti gli italiani restavano in Italia a fare i trofei, che come ben sappiamo non portano spesso al volante ufficiale. Tu sei andato a farti le ossa nel mondiale, hai fatto vedere nel mondiale chi era di che Simone, pasta è fatto, esattamente chi è Simone Campedelli. E io di pasta Simone gliene dici tanta. È vero, Angelo. visto che Angelo era là con il suo catering. Il suo catering, va bene. E allora Simone, noi ti aspettiamo a braccia aperte, i vassoi sono pronti, non pronti perché la faremo la pasticceria al momento, quindi ti aspettiamo a braccia aperte per un'altra battuta, magari poi la faremo in diretta, non più telefonica. Simone, perché... però resta inciso che i siciliani ti faranno tutti prendere in uscita, anche se saranno allora, letture diverse, io credo. Allora cavolo, mi unisco anch'io, dai, cosa devo farci, mi unisco anch'io, andrò più forte, cercherò di andare più forte possibile, però faccio anch'io il tipo per Andrea. Va bene. Ciao, okay. Sempre simpaticissimo Simone Campedelli, lo vedremo alla 96esima edizione della Targa Floro. Ciao Simone. Salutaci Danilo, il tuo navigatore. E allora, quando c'è di mezzo gente così simpatica, fa sempre piacere collocare. Allora è arrivato intanto Beppe Li Vecchi. Beppe, ciao, manca, abbiamo avuto il tempo di farti la presentazione di introduzione, ma va bene così, perché ormai chi segue la nostra radio è abituato a conoscerti. Io devo fare un attimo però di pausa, perché se no non mi conosceranno più i miei